Siamo in compagnia di Pietro Origlia, Trend Online. Buongiorno e grazie per essere con noi, Pietro. Ciao Alexandra, buongiorno a tutti, buon trading, eccoci qui. Ecco Pietro, siamo proprio contenti di averti con noi perché oggi è l'ennesimo balzo, anzi forse in apertura Dow riguadagna di nuovo i livelli, tutto ciò che ha perso solo nella seduta di mercoledì, ovvero circa 800 punti. Cosa segue da ora in avanti? Abbiamo visto poi tra poco anche, poco fa abbiamo visto anche le retail sales che sono invariati su base mensile e in rialzo del 52% invece su base annuale. Però ciò che ha scombussolato i mercati effettivamente era il dato dell'inflazione, quindi che cosa possiamo immaginare non solo oggi ma per settimana prossima? Beh, allora, intanto bisogna dire che il dato riguardante l'inflazione era il vero market mover della settimana. Il risultato, sopra le attese degli analisti, l'indice core balzato sui top degli ultimi 25-30 anni, sicuramente questo cambia almeno nel breve il sentiment sul mercato, perché ora gli investitori cercheranno appunto di guardare i prossimi dati macro importanti per capire appunto se questa inflazione, appunto come dice la Fed, è un fattore momentaneo oppure se al contrario è l'inizio appunto di un possibile cambiamento da parte della Fed per quanto riguarda la sua politica monetaria, ovvero mettere in campo il famoso tapering. La Fed solo ieri ha confermato che non cambia la sua politica monetaria, che questo è un fattore momentaneo e quindi fino a prova contraria ci fidiamo della Federal Reserve. Tant'è che ieri i mercati hanno rimbalzato e oggi appunto proseguono il loro recupero con il Nasdaq che comunque rimane rispetto ai tre indici quello leggermente più volatile. Abbiamo visto una volatilità che è salita, però abbiamo visto anche i rendimenti obbligazionari che sono tornati a scendere, quindi questo senz'altro è un fattore positivo. Sicuramente, intanto adesso ci spostiamo verso i singoli titoli. Volevo fare il punto in particolar modo su Disney, perché ne abbiamo parlato di questa guerra tra virgolette tra i servizi streaming che si sta facendo sempre più calda, se vogliamo usare questa parola. Intanto però stiamo vedendo Disney cedere più del 4% in questo istante dopo profitti migliori delle attese, ma non i ricavi e soprattutto le nuove iscrizioni. Questo trend dei servizi streaming che era in forte salita durante la pandemia, ma soprattutto durante i tempi del lockdown, è terminato a tuo avviso? E poi naturalmente parliamo anche di Disney nello specifico, perché vogliamo sentire il tuo parere a livello grafico. Beh, allora, innanzitutto la battaglia di cui parli te con poi tutti gli altri attori che appunto sono subentrati in questo campo sicuramente fa male al titolo. Naturalmente i prezzi confermano questo, tant'è che il titolo è all'interno di un trend discendente. Abbiamo rotto degli importanti supporti nella giornata odierna, come dicevi tu, il titolo perde quasi il 5%. Abbiamo rotto gli importanti supporti posti in era $175 e credo che il mancato recupero di questi livelli potrebbe essere un segnale di debolezza per quanto riguarda il titolo, che a questo punto potrebbe proseguire la sua discesa. E quindi il segnale di oggi è sicuramente un segnale di debolezza, un segnale da stare attenti, perché veramente potrebbe cambiare il trend sul titolo. E io in caso il titolo non dovesse appunto recuperare i livelli citati eviterei di andare long, ma al contrario aprirei delle posizioni ribassiste, perché appunto il segnale di debolezza potrebbe ora spingere il titolo Disney ancora al ribasso verso i prossimi target $160-$150, quindi massima attenzione, perché il segnale di oggi è sicuramente un segnale short almeno nel breve. Ecco, questo è un punto abbastanza importante che hai fatto. Poi parliamo anche di DoorDash, Snowflake, Airbnb e Coinbase. Partiamo naturalmente con DoorDash. Sono titoli, diciamo, che magari non sentiamo tutti i giorni, però ecco, DoorDash oggi in rialzo del 10%, questo sempre in scia delle trimestrali che vanno bene, ma quello che sposta di più i mercati ad oggi è la guidance. In questo caso la guidance era molto ambiziosa. Beh, sicuramente il titolo reagisce positivamente e i dati più 11%, $128 al momento per quanto riguarda il titolo. Ricordiamoci che è un titolo che ha toccato solamente pochi giorni fa, ieri,
i minimi di periodo. Ricordiamoci che veniamo dai top che abbiamo toccato in aria a $210 solamente nel mese di febbraio. Sicuramente i dati sono dati importanti, sicuramente a questo punto il titolo con la salita di oggi si sta portando sopra le prime resistenze di breve che noi troviamo in aria a $124.80-$125. Una conferma dei prezzi sopra questi livelli muterebbe il trend nel breve, perché ci sarebbe un segnale di inversione, quindi si metterebbe in un angolo quella forte correzione che si è innescata in questi mesi. E attenzione appunto, perché sopra $125 avremmo un target ambizioso per le prossime giornate, posizionato anche in area 161, che sono i top toccati dal titolo a fine aprile. Quindi attenzione, perché appunto la correzione sul titolo DoorDash potrebbe essere appunto giunta al termine grazie appunto a questi dati che tu hai comunicati, e tant'è che il titolo oggi risulta in rally più 11% con già volumi importanti, o quasi 1.400.000 pezzi, quindi massimo interesse per quanto riguarda gli investitori sul titolo DoorDash. Allora, intanto volevo sentire il tuo parere su Airbnb e Coinbase. Immagino che con Coinbase resti un po' in difficoltà perché il grafico è molto giovane, vogliamo usare questa parola? Certo, per quanto riguarda, partiamo da Airbnb. Naturalmente siamo in un settore, ne abbiamo già parlato anche altre volte, importante, perché la ripresa economica sicuramente potrebbe essere importante per il settore, e il titolo oggi praticamente è quasi invariato, meno 0,96%, però è un titolo che ha perso parecchio durante gli ultimi mesi, dai top posizionati in area $217, siamo scesi in area 134, al momento guarderei con massima attenzione i primi importanti supporti, minimi di periodo 126 e 126,50. Questo è un livello che a questo punto viene chiamato dal mercato, perché la correzione appunto sta portando i prezzi verso questi livelli, ed è importante la tenuta, perché in caso di tenuta si potrebbe appunto innescare un rimbalzo, e eviterei quindi in questo momento posizioni long, perché è il classico coltello che sta cadendo. Valuterei appunto il test dei supporti, se lì si fa la base e il titolo riprende appunto e ci invia un segnale di inversione rialzista, allora si potrebbe entrare long. Al contrario, la rottura dei minimi aprirebbe ulteriori spazi al ribasso, e a quel punto non sarebbe sorprendente vedere il titolo anche sui $100. Per quanto riguarda Coinbase, quindi andiamo a vedere questo grafico giovane, possiamo dire, perché la quotazione è appunto una quotazione abbastanza recentissima, siamo sui $270 più 1,84% al momento. Naturalmente si entra nel campo delle criptovalute, sappiamo benissimo che è l'asset del momento. Ricordiamoci i tweet che ha fatto Elon Musk negli ultimi giorni, prima a favore del Bitcoin, poi ci si accorge che il Bitcoin non è adatto perché inquina, quindi anche lì mi domanda ancora oggi come la SEC non ha preso provvedimenti per quanto riguarda appunto le sue dichiarazioni. Ha superato ormai il vecchio presidente Trump per quanto riguarda i tweet. Per quanto riguarda Coinbase, io farei attenzione. No, scusa, questo paragone mi è piaciuto troppo, che ha superato il Donald Trump su Twitter. In effetti adesso Elon Musk diventa un utente piuttosto importante, no? E beh, per superare Donald Trump ce ne voleva, lui l'ha fatto, ma poi durante il fine settimana abbiamo visto che è partecipando ad un programma. Io credo che siamo dinanzi ad un personaggio che può fare di tutto nella vita, secondo me potrebbe fare anche l'attore, perché abbiamo visto quello che ha fatto durante questo talk show, quindi mi domando ancora come oggi la SEC non abbia preso appunto provvedimenti. Però parliamo di uno degli uomini più ricchi e che ci siano al mondo, quindi è anche difficile per la SEC prendere delle decisioni. Stavo facendo vedere ai nostri telespettatori i tweet di Elon Musk, poi tra un attimo torneremo a parlare del Bitcoin, perché è sceso del 16%, adesso ha recuperato un po' di terreno, ma prima finiamo il discorso del Coinbase, e poi che i tweet di Musk siano manipolazione di mercato, credo che non ci sia alcun dubbio. Non ci siano dubbi. Credo che Coinbase possa ritornare sui minimi toccati durante il mese di maggio, ovvero area 255-256. Lì è da valutare se il titolo può o meno ripartire. Dai top ha perso tanto, ma non è una novità, anche perché replica il movimento delle cripto, quindi farei molta attenzione appunto al test del 255-256. Sotto si aprirebbero ulteriori spazi al ribasso.
Ottimo, torniamo adesso al Bitcoin, intanto andiamo a vedere il prezzo recente, in questo momento come stavo dicendo proprio 50.000 dollari, 50.671 dollari, però attenzione perché il Bitcoin era a 64.000 dollari. Hai parlato anche del Saturday Night Live, un talk show piuttosto importante negli Stati Uniti, tantissime leggende sono andate a partecipare naturalmente, quindi questo ci fa capire quale è il ruolo di Elon Musk anche nel show business ed è un punto piuttosto importante. Intanto il Doge è 53 centesimi oggi in rialzo dell'8%. Ora, tornando sul Bitcoin, volevo capire quali potrebbero essere le prospettive per la criptovaluta, visto che naturalmente Elon Musk si è argomentato, lo abbiamo visto anche nel suo tweet, che non gli piace il fatto che la produzione, il cosiddetto mining, inquina l'ambiente. Però, con tutto il rispetto, che il mining inquinasse l'ambiente, lo sapevamo tutti, ma io personalmente da qualche anno. Beh, naturalmente non è una novità e credo che lo sapesse anche lui, però ormai lui fa il suo gioco e più che il suo gioco fa i suoi investimenti, anche perché poi bisogna, anche perché poi lui ci ha detto che qualche giorno prima che si potevano acquistare le Tesla con i Bitcoin, ora invece non si possono acquistare, quindi da questo punto di vista cambiare idee nello spazio di poco è veramente incredibile. Per quanto riguarda invece i prezzi del Bitcoin, farei molta attenzione perché la discesa è arrivata su degli importanti livelli supportivi e l'area dei 48.500-49.000 dollari è un'area importante. E ieri abbiamo testato, l'abbiamo rotta nell'intra, abbiamo recuperato i prezzi e ha disegnato sul finale un hammer. Oggi sta recuperando, quindi credo che la tenuta di questi livelli possa innescare un recupero dei prezzi che può andare verso i primi target posti sui 53.700 dollari e a proseguire i top che abbiamo visto nel mese di maggio, ovvero 59.500 dollari. Importante appunto è la tenuta dei minimi che abbiamo toccato intra, che abbiamo toccato ieri appunto in area 46.000 dollari. Quella è importante. È importante quella tenuta per evitare appunto che la fase correttiva poi possa peggiorare ancora di più il quadro grafico del Bitcoin, perché a quel punto avremmo un target ribassista posto sui 43.500-44.000 dollari e a proseguire i minimi toccati durante il mese di febbraio, ovvero area 35.000. Qui si gioca quindi la partita su Bitcoin, almeno nel breve. Però credo che la debolezza di breve periodo possa essere veramente terminata e da questi livelli esserci un ritorno degli acquisti e quindi un ritorno del trend rialzista di fondo. Ecco, questo è un punto importante, vale lo stesso anche per il Dogecoin o non lo segui proprio? Non lo seguo però, naturalmente abbiamo visto i tweet di Elon Musk, quindi da quel punto di vista abbiamo visto come è una criptovaluta anche questa abbastanza influenzabile, ma credo che qui siamo in un mercato su degli strumenti dove sono facilmente sensibili alle notizie e che arrivano appunto dagli investitori. Perché noi basta guardare quello che era successo sul Bitcoin durante il rally con Facebook che riconosceva il Bitcoin, soprattutto alcuni fondi di investimento, ricordo soprattutto BlackRock quando ha aperto due fondi dedicati appunto al Bitcoin come la criptovaluta ha reagito positivamente. Quindi siamo dinanzi a degli assi che l'analisi tecnica sì ha importanza, ma credo che sono molto molto sensibili appunto alle notizie che arrivano extra mercato. Assolutamente sì, e quindi che cosa ti senti di consigliare a tutte le persone? Perché confesso che tanti dei miei amici hanno convertito le loro criptovalute, per esempio ADA Cardano, in Dogecoin, una cosa che io personalmente non le ho consigliato, per quanto non mi posso permettere di farlo, perché non sono una persona adatta. Sì, io ti dico la verità, ho creduto poco negli anni passati a queste criptovalute, e salvo poi ricredermi perché abbiamo visto il rally, anche perché sono uno degli ultimi che si è ricreduto, perché se fino a 2 o 3 anni fa pochi credevano a questi asset e poi molti
banche di investimento, fondi, istituzioni hanno, tranne le banche centrali naturalmente, hanno, accettano anche pagamenti Bitcoin, quindi da questo punto di vista credo che possa diventare un asset importante anche per i prossimi anni. Il mio consiglio è quello di non inseguire il trend, di non andare ad acquistare questi asset sui massimi, ma al tempo stesso aspettare delle correzioni per eventualmente entrare in acquisto, come quella che è successa sul Bitcoin, perché su quei livelli un acquisto rischio rendimenti abbastanza accettabile in quanto si va ad acquistare sui supporti. Tu mi dicevi del Dogecoin, basta vedere oggi quello che fa, più 27%, siamo sugli 0,54 dollari, questo ti fa capire l'alta volatilità che c'è e la paura che il retail, l'investitore normale, possa entrare e rimanere poi con gli uccellini in mano è sempre altissima, quindi deve anche passare il messaggio di quando si investe, soprattutto per quanto riguarda le regole di money management, di non esagerare e soprattutto di cercare sempre gli acquisti fatti con un rischio rendimento sempre dalla nostra parte. Naturalmente dedicare una percentuale bassa, visto la speculazione che c'è su questi strumenti, basta dedicare appunto del capitale che abbiamo a disposizione su questi strumenti. Allora, ti chiedo un'ultimissima domanda che riguarda i mercati americani, un parere su Alibaba che ieri ha sofferto in particolar modo durante la seduta in Asia. Beh, per quanto riguarda il titolo, sì, ha sofferto, ricordiamoci che se non ci fosse stato di mezzo la multa, i dati sarebbero stati buoni, sarebbero stati dati ottimi e quindi il titolo avrebbe reagito positivamente. Oggi transita sui 206,50 dollari e siamo comunque su degli importanti, abbiamo rotto degli importanti supporti, degli importanti minimi già da alcuni giorni, perché abbiamo rotto gli importanti supporti posti sui 221-222 dollari, quindi è possibile che questa fase correttiva possa ancora proseguire. Non si va long perché siamo all'interno di un chiaro trend ribassista e al massimo sui rimbalzi che non superano i 220-222 dollari si aprono posizioni short. Nel caso in cui su questo trend ribassista Alibaba ci fornisse un segnale di inversione, un pattern, allora in quel caso si entrerebbe al rialzo, però fino a prova contraria il trend oggi è al ribasso. Nel caso in cui oggi dovesse andare a disegnare un hammer rialzista, allora sì, si potrebbe prendere in considerazione l'idea di entrare long sul titolo Alibaba. Ottimo, allora vado con le domande legate ai titoli europei, in particolar modo di Piazza Affari. Ci chiede Fabrizio un parere su Enel e GVS. Partiamo da Enel. Il titolo Enel è all'interno di quella correzione che è partita il 23 aprile e il rimbalzo di ieri al momento non mette da parte questa correzione, perché per avere un segnale di positività dovremmo tornare sopra le prime resistenze e confermarci sopra le prime resistenze area 8,22, altrimenti rimangono sempre intatte le chance di andare a rivedere i primi livelli o 7,80, a proseguire area 7,60 che sono i minimi di marzo. Per quanto riguarda l'altro titolo? GVS, che personalmente non seguo. Beh, il titolo è una mid cap e scambia al momento 35.000, non scambia più di tanto, il trend è chiaramente ribassista, dai top toccati nel mese di febbraio, quasi vicino alla soglia dei 18 euro per i 17,70, ci siamo avvicinati ai primi importanti supporti posti sui 13 euro. Noi avremmo un segnale di positività con conferme sopra area 14,60, sopra i 14,60 segnale long con primi target i top d'aprile 15,10, 15,20 e a seguire 16 euro. Al contrario, massima attenzione per chi lo avesse in portafoglio alla rottura dei 13 euro, perché lì si romperebbero i minimi degli ultimi mesi e si aprirebbero le porte per i target ribassisti posizionati in area 11,70-11,80. Grazie mille, come sempre Pietro Origlia, Trend Online, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento, buon weekend innanzitutto. A te Alexandra, buon weekend a tutti, visto che siamo gialli, e ai prossimi incontri. Ciao! Ciao!